La città di Firenze si stringe intorno alle vittime del crollo del cantiere Esselunga di Via Mariti. Un minuto di silenzio è un simbolico abbraccio a tutti gli operai coinvolti, un abbraccio che comincia con quello del primo cittadino che, impegnato in un viaggio in Terra Santa, dopo la tragedia è tornato in città con il primo volo utile per stare vicino alle vittime e alle loro famiglie. È il segno che questa tragedia di ieri ha lasciato davvero tutti sgomenti, ma è anche il segno di una comunità che oggi nel lutto si raccoglie intorno ai familiari delle vittime per esprimere vicinanza e cordoglio. Le bandiere sono a mezz'asta, i mezzi pubblici espongono segni di cordoglio. Il lutto cittadino, stabilito con un'ordinanza del sindaco Nardella, parte da qui, da Piazza della Signoria, con il minuto di silenzio e si propaga in tutta Firenze. La giornata di lutto è estesa anche a tutta la Toscana. Ho avuto tante telefonate per comunicarmi da Lucca e da Viareggio, dove il carnevale in questi giorni avrebbe imperversato, a Grosseto, a Livorno. Mi hanno telefonato per dirmi che interrompevano manifestazioni previste e tutto questo per creare quella necessaria sensibilità ai temi della sicurezza del lavoro dopo questa drammatica vicenda. Nell'ordinanza del sindaco si invitano inoltre tutti gli esercizi commerciali a esporre oggi nelle vetrine un segno di lutto, gli organizzatori pubblici di manifestazioni o spettacoli ad annullare o rinviare in segno di rispetto gli eventi di oggi e domani, le scuole superiori a promuovere autonomi momenti di riflessione e di approfondimento sul tema della sicurezza sul lavoro. Confcommercio ha chiesto a tutte le attività di Firenze di sospendere l'attività per 15 minuti dalle 12 alle 12.15 di oggi, spegnendo le luci e uscendo dai locali per un raccoglimento e una preghiera. La città metropolitana e il CONI hanno invitato le società sportive di ogni livello ad osservare un minuto di silenzio all'inizio di ogni competizione di sabato e domenica, indossando la fascia del lutto. Listati a lutto anche i mezzi tranvia e autolinee toscane, una ferita indelebile per Firenze che impiegherà tempo per rimarginarsi, ma nel frattempo Comune e Regione si impegnano a fare il possibile per scongiurare altri incidenti del genere. Nel settore pubblico abbiamo il codice degli appalti, che ha comunque tanti aspetti che possono essere migliorati. A Firenze, ad esempio, noi applichiamo già per conto nostro i principi degli appalti trasparenti, come sulla tranvia, come sulla scuola IT Leonardo da Vinci. Nella gara sullo Stadio Franchi abbiamo preteso il contratto edilizio, abbiamo previsto solo il 10% di punteggi per quanto riguarda il ribasso di asta e abbiamo impedito i subappalti a cascata.